finita. Appassionati di pallamano, nuovo appuntamento settimanale con il podcast Handball Talk. Saluto di rito a Gigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti, ben risentito. Ospite di oggi, uno dei giocatori più vincenti del panorama della pallamano italiana, alla sinistra del Conversano, Demis Radovčić. Ciao Demis. Ciao Matteo, ciao Gigi e buonasera e buon ascolto a tutti. A microfoni chiusi, Gigi ha già detto le due parole chiave: seconda giovinezza, sì o no? Ma guarda, secondo me no, perché ancora mi sento nella prima giovinezza, quindi la seconda secondo me deve arrivare, però se era un complimento lo accetto volentieri, dai. Gigi. Allora proviamo così, hanno quasi trovato il vaccino per il Covid, ma ancora non hanno trovato il vaccino per Demis Radovčić. Niente, che è assolutamente un virus da pallamano, tutto quello che tocca spesso lo fa vincere. Indubbiamente. Ah, sì. Pensavo che quello di Matteo fosse un complimento e tu invece quasi un'offesa, però dai, ti prendo alla fine. No, grazie di queste parole, mi farà piacere, però dai, ancora io personalmente ho ancora 32 anni, quindi dai, mi sento abbastanza giovane, quindi non guardo molto a questa cosa, ecco. Beh, in una fase però sicuramente importante e diversa, no, della tua carriera rispetto agli anni poi di Fasano, no? Hai cambiato squadra anche quest'anno, dopo l'esperienza di Siena, e ti senti in una fase diversa della tua carriera o per te è tutta una prosecuzione, è come quando avevi 22 anni invece che 32? Io la vedo molto simile, perché alla fine ogni stagione che riparte un atleta, un giocatore di pallamano, di qualunque altro sport, secondo me riparte da zero, perché nessuno sta a guardare quello che hai fatto prima, quello che hai fatto magari la stagione prima o gli anni prima, quindi ogni volta si riparte da zero e dipende un po' da come si inizia, da come ci si allena, da come si lavora. E in questo caso devo dire che le cose per adesso stanno andando molto bene. Diciamo che il simbolo, l'effigie di questa positività del momento è la vittoria di sabato contro Sassari, contro probabilmente la squadra principalmente candidata, diciamo, per arrivare fino in fondo. E voglio sapere se sei d'accordo con questa mia affermazione, però sì, ecco, un momento particolarmente positivo per Conversano, diciamo che adesso avete dato un segnale netto, chiaro al campionato. Ma sì, innanzitutto io, avendoci giocato contro proprio due giorni fa, penso che Sassari sia veramente forte. Loro sono una squadra proprio forte, hanno giocatori forti di ottimo livello. E quindi vincere contro di loro vale due punti come valgono tutte le altre partite, ecco, di diverso rispetto a sabato scorso, cioè che manca una partita in meno, diciamo, fino alla fine, e abbiamo due punti in più. Per quanto riguarda noi, sì, noi lavoriamo bene, stiamo bene, ci alleniamo molto bene, prepariamo bene le partite, però siamo anche consapevoli del fatto che dobbiamo affrontare veramente una alla volta, una dopo l'altra, con calma, e con l'umiltà che abbiamo dal 27 luglio, da quando abbiamo iniziato ad allenarci. Certamente. Gigi, io ho letto anche un'intervista poi di Tarafino nel dopopartita. Ovviamente grandi complimenti ai giocatori, ma al tempo stesso ha predicato grande calma, perché poi, come dice Demis, sono due punti dal peso specifico differente rispetto a due classici punti, però poi sono sempre due. Sì, è saggia come interpretazione, un po' come un po' parafrasare lo step by step, no? Passo alla volta. È chiaro che però questo è un passo importante, un passo che ti dà fiducia, non è un passo tremolante, ma è un passo neanche incerto, è un passo pesante all'interno di un campionato abbastanza, in questo momento, frastagliato, turbolento, anche per il Covid, con alti e bassi di squadre importanti, uno su tutti ad esempio il Cassano, con il Bolzano che comunque è sempre in alto, rimane sempre la squadra da battere, ma nel vero senso della parola, ancora non ha mai perso, è l'unica squadra che ancora non ha mai perso, e ha due partite in meno rispetto al Conversano ad esempio, quindi ancora ci sono quattro punti virtuali,
E poi è chiaro che è vero, il Sassari è un'ottima squadra e io ho visto in campo comunque una grinta e un'aggressività diversa. Il Conversano ha vinto facendo valere il fattore campo, ma ha vinto da Conversano, ha vinto con grande carattere, con una prova del collettivo, chiaramente ha dei gioielli importanti, ha dei pezzi importanti, ma nel tutto, nel complessivo, il collettivo è stato l'arma vincente. Tant'è vero che due sugli scudi sono stati, ad esempio, Pasqualino in porta e De Giorgio come al centro, che è stato un autentico mattatore, 7 gol per lui, è stato ha macinato il gioco, ovviamente coadiuvato dai vari Nelson, dai vari Lupo, dai vari Dennis, Radovic. Però io sono molto fiducioso, il Conversano ha lanciato un segnale di ottima salute, è in ritmo e può assolutamente continuare a navigare a gonfie vele. Demis, tu che aria hai ritrovato a Conversano? Una città che conoscevi, hai giocato a Conversano, hai vinto già a Conversano, hai vinto già in Puglia, però sei anche uno che ha viaggiato tanto e poi hai deciso di tornare nella tua regione, nella regione alla quale sei anche sentimentalmente, da un punto di vista familiare, legato. Che Conversano hai ritrovato rispetto a quella che conoscevi, diciamo, a quella che avevi lasciato? Ma guarda, io credo che a Conversano le cose non possano cambiare, nel senso che quando un giocatore decide di andare a giocare a Conversano sa che ci sono delle aspettative, sa che è una piazza importante e che ha visto forse i migliori giocatori tra italiani e stranieri insieme a Trieste magari che sono mai arrivati in Italia. Quindi stiamo parlando di persone molto competenti che devi anche soddisfare la loro voglia di pallamano, la loro voglia di qualità. Quindi quando accetti di giocare a Conversano le pressioni te le metti da solo, te le mettono gli altri e questo è il bello, ecco, di giocare in una squadra importante come Conversano. Quindi tu pensi siano pressioni o pensi siano piacevoli attenzioni? Certo, dipende anche da che zona di classifica, in che zona si naviga, però spesso e volentieri per un giocatore di pallamano, dato che ci lamentiamo spesso del fatto che ci sia poca attenzione per il nostro sport, poco riconoscimento e di essere poco riconoscibili, a Conversano tutto questo è invertito, anzi è ti riconoscono e sei un'istituzione, insomma hai un ruolo all'interno di una società del genere. Per dirla completa, ecco, direi, come hai detto tu, magari la via di mezzo tra quello che abbiamo detto sia io che tu, piacevoli pressioni, perché alla fine a me è una cosa che personalmente piace, perché, ma penso a tutti, io non ho mai sentito nessuno dire di essersi trovato male a Conversano, ecco, quindi penso, ecco, questo, io non ho trovato niente di diverso rispetto a quando me ne sono andato. Sì, ci sono stati degli anni dove la squadra magari era meno competitiva, la stavano rifondando, però anche lì ogni volta che entri nel palazzetto e giochi per il Conversano è così, vuoi o non vuoi devi dimostrare, ecco. Quest'anno le piacevoli pressioni che cosa dicono? Che bisogna vincere lo scudetto? Ma no, ti ripeto, guarda, noi abbiamo la fortuna veramente di essere un gruppo tra virgolette nuovo, però i 4-5 senatori che c'erano in tutti gli altri anni insieme all'allenatore Tarafino ci hanno già trasmesso questa, diciamo, cultura del lavoro tra virgolette, ovvero che nessuno ti regala niente e le cose te le devi andare a conquistare, e noi viviamo così, ci alleniamo così. Poi quest'anno è un anno veramente anomalo, perché alla fine se mi avessero detto qualche mese fa che sarei andato al palazzetto con la mascherina, avrei giocato a porte chiuse, avrei detto impossibile. Invece, vuoi o non vuoi, sembra brutto da dire, ma ci stiamo quasi abituando a questa situazione. Poi chiaramente non si possono fare molte, diciamo, molte cose extra campo, quindi tutto magari il pre-partita, il post-partita, il pre-allenamento, il post-allenamento viene annullato, quindi anche costruire un gruppo in questo momento è difficile. Noi per adesso stiamo ottimizzando il tempo in cui stiamo insieme e ci sta riuscendo bene. Chiaramente vorremmo che le cose cambiassero, però per adesso andiamo avanti così, ma penso sia così per tutte le squadre, ecco. Gigi, tu che idea ti sei fatto delle partite di sabato? Hai visto un pochettino le evoluzioni? Hai visto questo Pressano che non giocava da più di un mese e ha tirato fuori la vittoria contro Siena? Sì, ho visto le partite, ho visto Pressano che ha
che ha strappato questi due punti in casa. Avete visto che gol ha fatto Di Maggio? Avete visto il gol di Siena? E quindi c'è da dire che fino alla fine, nonostante il Siena anche negli ultimi minuti avesse raggiunto il più 3, però non ha dato mai la sensazione di avere veramente in pugno quella partita. Il Bressano è riuscita veramente con i denti, con la voglia, con la grinta di bloccare una vittoria del Siena che sarebbe stato probabilmente un rispettare i pronostici, perché i pronostici della vigilia davano Siena avanti. E invece il bello di questo sport, il bello per Bressano, ahimè il suo malgrado per Siena, è che non è detto l'ultima parola fino all'ultimo secondo, e così è stato in favore del Bressano. Demis, hai visto che gol ha fatto Di Maggio? Sì, ho visto, gliel'ho insegnato io, però non volevo dirlo. Scherzi a parte, no, l'ho visto, ma lui è una cosa che fa parte di lui, quindi magari se glielo chiedi a lui ti dirà che per lui è una cosa normale, magari sai, a noi sembra un tiro difficile, invece a lui viene naturale, quindi per lui era una soluzione normale. Infatti io gli ho fatto i complimenti per messaggio e mi ha scritto: ma Matteo, un bel gol per una vittoria importante, quindi non si è scomposto più di tanto. Infatti, ce l'ho detto, quindi per lui è sempre... è normale, è un tiro normale. La Girella, diciamo che è da 20 anni che fa parte di uno dei suoi tiri principali. Magari Gigi ne sa qualcosa in più di noi, immagino. Sì, assolutamente. No, è comunque un suo tiro particolare, ma che ha con il quale ha una confidenza importante. Vado per nomi, ho citato Di Maggio per parlare di Bressano. Adesso dico un altro nome, Demis, Turković, cioè che mi dici di Bolzano? Perché Bolzano, quarantena o no, poi alla fine, ecco, come diceva Gigi, è la squadra che è l'unica squadra che non ha mai perso, tu la conosci bene perché hai giocato con praticamente tutti quelli della vecchia guardia di Bolzano, loro sono ancora una schiacciasassi. Sì, Bolzano, ma mi ricordo anche forse quest'estate quando abbiamo parlato proprio con voi, la griglia di partenza, diciamo, era quella all'inizio: Bolzano, Sassari, Bressanone, Siena, tra virgolette, diciamo, il Conversano era quarta, quinta fila. E giustamente io vi dicevo del Bolzano, che comunque secondo me sarebbe sempre stata la squadra da battere, perché giocano insieme da tanto, giocano bene. Poi dicevi di Lea sta facendo una stagione strepitosa, ancora meglio magari degli altri anni. Magari lui gli potresti fare la domanda della seconda giovinezza, che è un anno più grande di me, quindi magari si sente nella seconda giovinezza. Però sì, no, Bolzano è forte, Bolzano è una bella squadra. Poi chiaramente i passi falsi capitano a tutti, loro hanno pareggiato in casa con Siracusa dopo una situazione a dir poco tragica che hanno avuto per un mese, non si sono visti praticamente, quindi sì, Bolzano è forte, è forse la squadra più forte in questo momento, anzi, matematica alla mano, è la squadra potenzialmente in testa alla classifica. Ha 4 punti virtuali e a meno 3 dal Conversano, teoricamente potrebbe essere più uno, prima ad un punto dal Conversano, sulla carta, chiaramente parliamo di santa palla a mano e di punti virtuali. Sì. Con la quale giocherete a gennaio. Senti Demis, una domanda invece un pochino più personale. Tu hai giocato in tante squadre d'Italia, hai vinto con tante squadre d'Italia. C'è una città dove non sei stato, dove non hai giocato e ti sarebbe piaciuto viverla pallamenisticamente? Un luogo d'Italia, un luogo d'Europa, anche se hai avuto qualche opportunità, non lo so. Ma guarda, io essendo di Umago, io ho sempre avuto da piccolo, no, vedere partite quando c'erano Tarafino, Fusina, Guerrazzi, mi ricordo tutti i giocatori. Di Marcello, ho sempre avuto un debole per Trieste. Mi sarebbe sempre piaciuto, ma da sempre lo dico, forse perché entravo da piccolo in quel palazzetto a vedere le partite, vedevo questi campioni, vedevo anche Gigi un anno che c'era lì che giocava. Mi ricordo, sì, Trieste forse è l'unico posto in cui non si sono mai, diciamo, non ho mai avuto la possibilità di giocare e mi sarebbe piaciuto, ecco, forse se devo dire una è Trieste, anche come città, come zona geografica e tutto il resto. Trieste l'ho sempre ammirata. È sempre come casa anche, no? In qualche modo. Sì, e me l'ho sempre anche poi affrontata con molto piacere, perché giocare lì è sempre
sempre bello. Poi ogni volta che venivo a Trieste, quando io ero giovane, che venivo a Trieste a giocare, dovunque giocavo io, era sempre giocavi contro Trieste, quindi Trieste è sempre stata una, diciamo, una, uno sfizio, tra virgolette, che non mi sono tolto, ecco. Non ti ha mai cercato il prof? Ma sì, da giovane un paio di volte, però non era, non c'era, no, no, non c'è mai stato niente di, no, di più di una semplice chiamata, no, niente di che. Anche, però, anche no, perché no, probabilmente il tuo momento di ascesa principale coincideva col momento peggiore della storia di Trieste, quando hanno rinunciato alla Serie A d'Elite, se non sbaglio, no? Sì, il primo anno che ho giocato io a Casarano loro erano appena tornati, forse avevo fatto la finale di Coppa Italia, se non sbaglio, contro di loro a, a Lecce proprio, e quindi erano, avevano appena rifondato, c'era Radojković come allenatore e avevano un sacco di giocatori forti, tipo Ivancic, i vari Scopo e tanti altri. Certo. Gigi, puoi aggiungere qualcosa su questo? Perché poi ho un'altra domanda, siccome Demis, con Demis parliamo tante volte, allora ho un po' di domande così personali, quindi vai tu intanto. Sì, ma allora, guarda, ti parlo dalla mia terza giovinezza, quindi credo di essere la, l'esempio vivente del fatto che mai dire mai, no? Tutto può succedere. Credo che Demis a 32 anni possa togliersi ancora tantissime soddisfazioni, e perché no, chi può dirlo, se può coronare anche, come dire, se può, togliere questo, se può togliersi questo sfizio, magari tornare per un po' di tempo vicino casa, vicino alla sua città natale, lo possiamo vedere con la maglia labbardata, chi può dirlo? Io credo che nella storia di un giocatore di pallamano, ma di uno sportivo in generale, credo che ogni anno, io dicevo sempre questa cosa, se qualcuno a marzo mi avesse detto, sai, tu ad agosto giocherai con, io avrei detto, ma è impossibile. E almeno gli ultimi 10 anni sono stati così. Era proprio difficile poter immaginare, quindi questo vuol dire che può cambiare la situazione da un momento all'altro. E probabilmente anche a Demis quest'anno, chi gli avrebbe mai detto di trovarsi primo in classifica a Conversano, se solo gli avessero fatto questa domanda a febbraio magari, no? Credo che non sarebbe stato neanche quotato SNAI questa possibilità. Eppure sì, no, così è giusto quello che dici, ecco, io adesso veramente, ora era un discorso, diciamo, una piccola digressione, ecco, era un discorso a parte, però cioè io personalmente adesso sto conversando veramente, ma veramente bene. E in ogni squadra dove ho giocato, quando ci sono andato, ho giocato sempre come se dovessi rimanere lì per sempre, quindi non è che magari uno aveva un contratto di un anno, 2 anni, 3 anni, però quando inizi a giocare con una squadra pensi di giocarci per sempre, perché sennò è meglio che non lo fai, si diceva. Ma è giustissimo, cioè, quindi io la vedo così. Adesso io mi vedo a Conversano, e mi vedo a Conversano a lungo, poi abbiamo visto che le cose, come dici tu Gigi, cambiano, però io personalmente adesso ho trovato la il giusto equilibrio, la giusta dimensione, non so come vuoi chiamarla, e spero vivamente che continuino così le cose. Ok, posso andare con un'altra domanda decontestualizzata completamente, però tu hai citato Umago prima, e mia ignoranza probabilmente, io mi fermo al mago di Umago, cioè io mi fermo a Cervar. Mi spieghi un po' il filo rosso che collega Umago, cioè che cos'è la pallamano Umago e qual è il filo rosso che collega Umago alla pallamano italiana, perché poi siete in tanti, effettivamente siete stati in tanti anche in passato, da Umago alla pallamano italiana. È solo una questione di vicinanza geografica o da Cervar in poi è cambiato qualcosa? Ma guarda, io l'ho vissuta la pallamano Umago veramente da piccolo, quindi i ricordi che ho sono ricordi così estemporanei, ecco, da piccolo, quindi l'ho vissuta così, e mi ricordo che si viveva per quello, si viveva per andare ad allenamento, per andare il sabato a vedere la squadra, la prima squadra che giocava in casa, e a scuola si faceva pallamano e si giocava pallamano, ecco. E sì, innanzitutto penso sia per via della vicinanza geografica, perché molte volte in passato anche gli stranieri che andavano da Umago a giocare a Trieste e così via, lo facevano perché magari nelle amichevoli dimostravano di poter andare, oppure perché non avevano bisogno di appoggi o di cose varie, e quindi si intrecciavano una serie di cause. Però sì, ci sono tanti, c'è Michele Scatter che è di Umago, lui è
è uno dei migliori, poi ci sono tanti altri ragazzi in giro che giocano in mezza Europa, quindi... Beh, ma penso anche in passato ad Andrej Hasic magari, o non lo so, ci sono anche stati allenatori che hanno vinto poi nel campionato italiano, ce ne sono effettivamente diversi. Sì, è una bella tradizione, c'è anche Rajić che l'allenatore, esatto, Rajić, sì, ha vinto con Salerno anche scudetti e così via, quindi no, ci sono tanti e sarà che sono tutti bravi, penso, non lo so. Ok, sarà l'aria, sì. Questa è l'aria di mare, non lo so, la bora, qualcosa sarà, perché statisticamente sono magari bravi. Ma Cervara è una specie di divinità? O no? Io personalmente non lo conosco molto bene, cioè lo conosco di fama come un po' tutti gli altri. Una volta che tu vinci così tanto e vinci medaglie olimpiche, robe varie, per forza di cose entri, superi quel livello di umanità magari che abbiamo noi comuni mortali. Gigi lo conosce, vero? Gigi, sì, tu hai... io ho avuto il privilegio di essere allenato anche un po' da lui, di aver fatto parte da giovane di quelle nazionali di fine degli anni 90, e devo dire che è un personaggio assolutamente straordinario, è una persona di un'intelligenza sopraffina, è un genio della pallamano, è un attentissimo osservatore, è uno stacanovista, è uno psicologo ed è lo ricordo con immenso piacere e con infinita stima, insomma, assolutamente un personaggio che credo che il suo palmarès parli per lui. Solamente le persone sopra la media riescono a fare quello che ha fatto Lino Cervara. Ricordi da terza giovinezza questi, assolutamente sì. Sì. Yeah. No, scherzo Gigi, lo sai che ti adoro. Demis, l'ultima cosa, c'è un... tu hai vinto tutto, hai giocato in palcoscenici che, insomma, tanti giocatori italiani non possono neanche sognare, c'è una cosa che ti manca, c'è qualcosa che vorresti aggiungere alla tua carriera, un tassello, qualcosa in più, diciamo, il sogno, un ulteriore sogno di Demis Radovčić, del Demis Radovčić che ha vinto tutto. Ma come ti dicevo prima, ogni stagione ricomincia da zero, ecco, quindi l'obiettivo è sempre fare bene la stagione dopo e ottenere il massimo. Io la vedo così, la vedo che l'obiettivo deve essere arrivare a fine stagione e non avere rimpianti, nel senso non dire ma se avessi fatto quello magari sarebbe andata così. Cercare di dare tutto, di giocare ogni partita al massimo e allenarsi bene e avere un po' di fortuna, diciamo, con gli infortuni e con tutte le cose e basta, dico, grandi sogni o obiettivi non ne ho, nel senso sono quelli quotidiani che poi alla lunga magari, almeno dal mio punto di vista, fanno la differenza. Guarda, quello che sta dicendo Demis, se posso permettermi, è esattamente quello che condivido, sempre professato da una vita. Io credo che per non avere rimpianti bisogna in qualche modo concentrarsi a vivere il presente, no? Vivere il presente in maniera totalizzante e cercare di dare tutto se stesso oggi, chiaramente sperando che domani, insomma, anche con l'aiuto di un po' di fortuna, gli obiettivi si possono raggiungere. Però volevo chiedere una cosa a Demis prima di lasciarlo, magari. Conosco tanti giocatori che in questo momento giocano al Conversano e sono tutti dei ragazzi bravissimi, almeno a mia memoria, no? Credo che sia proprio uno spogliatoio fatto di persone che hanno tantissima voglia di lavorare, sono bravissimi ragazzi. Credi che questo possa essere un fattore preponderante per il raggiungimento degli obiettivi? Oppure pensi che, o meglio, è un caso, è stato costruito così? Oppure pensi che questo sia proprio una sorta di spogliatoio perfetto per te? Ma no, le cose perfette non esistono, i problemi o le cose positive o negative ci sono dappertutto. No, i ragazzi, sì, come hai detto tu, li conosci, alcuni non li conosci, ma sono ugualmente bravi come quelli che conosci tu.
adesso, guarda, ti dico, è una bella situazione, ti hai creato un bel gruppo, veramente ci aiutiamo molto, siamo guidati molto bene, perché Tarafino, dico, ha vissuto queste cose prima da giocatore, adesso le sta vivendo da molti anni da allenatore, quindi chi meglio di lui può assemblare o, diciamo, modificare, gestire tutte le cose, quindi siamo in buone mani, siamo un buon materiale sia umano che sportivo, e quindi io sono fiducioso, ecco, poi chiaramente... Gli ingredienti ci sono tutti per fare un'ottima ricetta, eh? Eh sì, e c'è pure lo chef che è buono, quindi siamo messi bene, dai. Grazie Demis, come sempre. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie ciao, mille. Demis, ciao. Un abbraccio. Ciao, ci ciao. Vediamo presto sui campi. Speriamo di no, guarda. Ma per colpa tua però. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Chiacchierata dunque, come sempre, amabile con Demis Radovčić. Gigi, siamo ai saluti, grazie mille anche a te per avermi accompagnato anche in questa nuova puntata di Handball Talk. Sì Matteo, ci siamo dilungati un po' con Demis, ma è sempre un piacere parlare con persone come lui, condividere ricordi e soprattutto parlare di pallamano. È un piacere e alla prossima. Grazie a voi per aver ascoltato Handball Talk. Noi siamo sempre su Spotify e sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball. Buona pallamano a tutti. Ciao. Tiro e gol pazzesco, sulla rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.